tematica nazionale 2018. Stanno arrivando le frecce tricolori. Si conclude il looping d'ingresso in configurazione a triangolo o piramidone. Noi tra pochissimo assisteremo al primo cambio di configurazione, quindi questo piramidone si trasformerà in un rombo. Rombo guidato dal capo formazione delle frecce tricolori, pony numero 1, il maggiore Gaetano Farina. Al centro del rombo ci sarà pony numero 6, leader della seconda sezione, il capitano Mattia Bortoluzzi, il pilota responsabile della tempistica degli incroci e dei ricongiungimenti. Chiude la formazione pony numero 10, il solista delle frecce tricolori. Ed eccole le frecce tricolori esattamente di fronte a noi, al centro della linea di manifestazione, volo verticale. Questa è la prima separazione delle frecce tricolori. Quelli che noi in gergo definiamo linea davanti, 4 gli aeroplani a destra, quelli che noi chiamiamo rombetto. Non vi distraete, seguite una sezione, preparate le macchine fotografiche perché questo è il primo incrocio delle frecce tricolori. Eseguono mezzo otto cubano e poi sarà la volta del primo ricongiungimento del programma acrobatico delle frecce tricolori. Ricongiungimento della forma 10. 1, 2, 3, 4. Con noi in quattro tempi per il solista delle frecce tricolori. Con principale forma torna da destra e ci presenta un tonneau a botte. Durante questa manovra i 9 aeroplani, oltre ad eseguire una rotazione lungo il loro asse longitudinale, è come se disegnassero un'enorme spirale all'interno di una gigantesca botte. La manovra viene eseguita ad una quota di 750 metri ed una velocità di 650 km a destra. Volo rovescio, fumo bianco per il solista, raggiunge così il centro della linea di manifestazione. Tonno e ancora volo rovescio per pony numero 10. Pony numero 10, a sinistra. Delle frecce tricolori, proprio perché l'intestazione delle frecce tricolori è 313° gruppo addestramento acrobatico. Ricongiungimento della formazione principale, noi guardiamo a sinistra, da lì arriva il solista. Comincia la percorre così circa 3 km della display line. Il centro della linea di manifestazione, pronta per eseguire oggi qui a Jesolo la manovra simbolo della passione, della dedizione,
degli oltre 40.000 uomini e donne dell'aeronautica militare, uomini e donne che operano quotidianamente al servizio del nostro paese. E siamo per presentarvi forse la manovra più emozionante delle frecce tricolori. Signore e signori, questo è il cuore tricolore. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò. Ma l'emozione non finisce qui, questo è l'incrocio del cuore. Ci lasciamo distrarre, guardiamo a sinistra, torna Pony numero 10. Tornò Fumo Bianco. Inizia così la sua virata Snyder positiva. Durante questa manovra il solista è sottoposto a 7G, è sottoposto quindi ad una forza pari a 7 volte il peso del suo corpo. Tutto ciò che si trova all'interno dell'abitacolo pesa 7 volte di più rispetto al normale. Inverte la direzione del volo, pull up negativo per il solista, 4 e 5 a posto, via. In questo momento ogni pilota ha l'assoluta certezza che chi vola accanto a lui in formazione manterrà correttamente la posizione, ed è proprio la fiducia nella sua manovra più complicata, un tonneau lento. Tonneau lento, quindi rotazione. Questo è l'elegante tonneau a cigno della pattuglia acrobatica nazionale. Eccolo il maestoso cigno delle frecce tricolori, lungo circa 70 metri, che si sposta da sinistra a destra, e dopo l'eleganza del tonneau a cigno della formazione principale, la potenza della virata Snyder negativa del solista. Guardiamo di fronte. I più attenti saranno riusciti anche ad intravedere il suo casco bianco. Il solista si allontana. Andiamo su. Questi gli ordini impartiti dal capo formazione. I suoi gregari non se lo lasciano ripetere due volte e il nostro tricolore raggiunge i 1500 metri d'altezza. E arriva anche il solista dal basso in volo. Verticale, si inserisce esattamente al centro nella separazione dell'Arizona, e con questa apertura comincia il grande, grandissimo abbraccio che le frecce tricolori vogliono dedicare ad ognuno di voi presente qui oggi a Jesolo. E questo grandissimo abbraccio tra pochissimo si chiuderà in un incrocio, e quindi 3, 2, 1, incrocio ora. Guardiamo esattamente in corrispondenza della display line, il solista comincia il suo volo verticale, punta verso l'alto e riduce gradualmente la potenza del suo motore, fino a quando raggiungerà i 1500 metri di altezza, e a quel punto la forza di gravità avrà la meglio sul suo velivolo. Ehi.
la scampanata del solista della pattuglia acrobatica nazionale. E dopo la scampanata del solista ci prepariamo perché sta per essere di fronte a noi in corrispondenza del centro della linea di manifestazione tra pochissimo l'emozione della scintilla tricolore. Dei pochissimi jet al mondo in grado di eseguire questa manovra, ve la presentiamo, signore e signori. Questo è l'onslaught del capitano Filippo Barbero. Aeroplani provenienti da 9 direzioni diverse. Questo è l'incrocio mozzafiato della bomba. Ed il solista non si fa attendere, arriva ed esegue le due figure pratiche dell'acrobazia aerea. Tonno e poi sarà la volta di un lupo. Dicevamo figure basiche dell'acrobazia aerea, però fate attenzione perché il velivolo di Polly numero 10 ha qualcosa di molto particolare. Infatti ha il carrello estratto, ciò vuol dire configurazione d'atterraggio. Non vi preoccupate, però non è ancora arrivato il momento di atterrare per il nostro solista. Vi sta dimostrando la maneggevolezza di questo MB-339 tra un velivolo e l'altro in formazione. Vi suggeriamo inoltre di scattare una foto al ventre tricolore dei nostri aeroplani. E dopo aver scoperto insieme questo segreto della pattuglia acrobatica nazionale, il solista ha già cominciato ad eseguire la manovra che ha reso Pony numero 10 famoso in tutto il mondo. Signore e signori, questo è il volo folle di Pony numero 10! Il volo folle del solista, e più esperti sanno anche che con il volo folle il programma acrobatico delle frecce tricolori
delle frecce tricolori. Grazie.